Il 12 dicembre del 1969 cade di venerdì. A Milano per tutta la notte è piovuto. Il tempo si manterrà incerto fino a sera. È giorno di mercato. Inoltriamoci in questa strada qualunque e fermiamoci proprio qui, davanti a questo palazzo. La sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura, in Piazza Fontana, è colma di clienti venuti soprattutto dalla provincia. Gli altri istituti di credito hanno chiuso alle 16.30. Qui gli sportelli restano aperti più a lungo. Sono le 16.37 quando nel grande salone dal tetto a cupola scoppia un ordigno contenente 7 kg di tritolo. Nella grande sala, orrendamente mutilati, i 16 corpi delle vittime. Il ritorno definitivo a Ragusa è però legato ad un avvenimento particolare, la strage di Piazza Fontana a Milano e la criminalizzazione degli anarchici con l'arresto di Valpreda e l'omicidio di Pinelli. Dopo 20 anni di girovagare, Franco decide di tornare a piantare i suoi semi di libertà nella sua terra. Il rientro coincide con l'esplosione della gioia sessantottina e del risveglio giovanile, che presto porterà numerosi giovani ebrei ad aderire all'anarchismo, trovando in lui e nella casa di via San Francesco la sponda insostituibile per questa immersione nei sentieri fantastici dell'utopia libertaria. La campagna per la liberazione degli anarchici accusati della strage di Milano si intreccia con le lunghe ore trascorse nel salone del bar Mediterraneo, trasformatosi in una agorà cittadina, tempio di dibattiti e discussioni senza fine tra anarchici e giovani di lotta continua e della sinistra. L'esperienza del doposcuola proletario nel quartiere San Paolo si affianca alla campagna per la scarcerazione di Giovanni Marini, anarchico salernitano in galera per essersi difeso da un'aggressione fascista. Mentre i giovani del gruppo anarchico diventano un punto di riferimento essenziale per gli studenti e i lavoratori di una serie di piccole fabbriche. Una rinvigorita presenza dell'anarchismo ragusano che provoca per reazione l'arresto pedagogico di Franco alla fine del 72, 15 giorni da scontare per precedenti questioni giudiziarie irrisolte. Sul finire degli anni 70 viene costituita la cooperativa Zuleima, libreria diversa che tenta di ridare senso ad una resistenza alla crisi dei movimenti. Nasce anche Sicilia Libertaria, giornaletto che man mano assumerà una fisionomia ben precisa, per diventare mensile dopo 10 anni nel 1987, al quale Franco, assieme al gruppo di Ragusa, dedica le migliori energie. Nel 1981 esplode come un fulmine al ciel sereno la questione degli euromissili a Comiso, destinata a stravolgere ogni equilibrio, risucchiando ogni impegno militante per 5 lunghi anni.
e Franco è ancora la spina nel fianco delle autorità e dei collaborazionisti. Gli anarchici ragusani e siciliani, infatti, spingono perché l'occasione di Comiso si tramuti in un nuovo non si parte. Con centinaia di comizi, volantinaggi, manifestazioni, danno il massimo in termini di agitazione, supportati dal movimento anarchico di lingua italiana in un crescendo di lotte che nell'estate del 1983 culminano con il tentativo di occupare la base missilistica in costruzione presso il vecchio aeroporto Magliocco e le conseguenti violentissime cariche della polizia. Ma Franco, che ha speso 2 anni di fitto impegno, questa volta non c'è. È stato tratto in arresto alcuni mesi prima per scontare 6 mesi di prigione per una condanna subita ai tempi della mobilitazione a Salerno e a Vallo della Lucania in occasione del processo a Giovanni Marini di 10 anni prima. Allora venne indicato come uno dei capi delle centinaia di anarchici antifascisti accorsi a portare il loro sostegno a Marini. A Comiso, dove è il punto di riferimento delle forze autenticamente antimilitariste, il suo arresto preventivo è teso a decapitare il movimento, ma funge anche per gli inquirenti da monito ai più giovani. 23 maggio 1986. Il potere ha la memoria forte. 13 anni dopo il processo Marini, la coerenza di Franco Leggio nel rivendicare il proprio comportamento di fronte all'accanimento dei giudici induce la magistratura ragusana ad un ultimo vergognoso atto: sottoporla a perizia neuropsichiatrica. In quanto anarchico mi aspetto sempre il peggio del peggio dai burocrati di questo sistema sociale che ci delizia con malefatti di tutti i generi. Ma mai mi sarei aspettato una provocazione tanto gratuita quanto cretina e vigliacca, scrive Franco al giudice istruttore Duchi e al direttore di sezione Occhipinti. E continua: voglio lo stesso ribadire con forza che mi sono assunto sempre le mie responsabilità di fronte a qualsiasi evento, pur consapevole di venirne danneggiato. E pertanto dichiaro, con tutto lo sdegno e il disprezzo possibili, che mi rifiuterò a questa procedura malandrina che considero arbitraria e infame. La sua dignitosa reazione, la forza morale espressa con la sua lettera, la solidarietà ricevuta da tutta Italia faranno miseramente cadere il tentativo di far passare per pazzia l'espressione coerente di idee di libertà. Fino al 1994, quando viene colpito da grave malattia, dà un grande impulso alla sua attività editoriale e allo sviluppo dell'anarchismo siciliano. È una figura centrale dell'anticlericalismo italiano, cui fornisce strumenti e idee. I semi piantati adesso producono frutti, come il Circolo di Via Giambattista Odierna a Ragusa, il mensile Sicilia Libertaria, l'edizione La Fiaccola e Sicilia.el. È una schiera di giovani militanti, simpatizzanti, amici, cresciuti al suo fianco e in un certo senso eredi della sua lunga storia. Piante robuste che rinvigoriscono l'anarchismo ebreo nel cui seno adesso Franco Leggio può serenamente vivere la sua avventura. In questa sua società libertaria, in questo suo mondo, carichi di vitalità e ricchezza umana, scorre dopo tutto la linfa vitale della sua esistenza di uomo libero. All'amor tuo fanciulla, altro amor io preferia, è un ideal l'amante mia, a cui detti braccio e cor, il mio core aborre sfida i potenti della terra e il mio braccio muove guerra al codardo, all'oppressor. Che amiamo l'eguaglianza, ci chiamarono malfattori, ma noi siamo lavoratori e padroni non vogliamo. Dei ribelli sventoliamo,
le bandiere insanguinate, innalziam le barricate per la vera libertà. Fanciulla cara, noi lassù combatteremo e nel dì che vinceremo braccio e cor ti donerò. Se tu vuoi, fanciulla cara, noi lassù combatteremo e nel dì che vinceremo braccio e cor ti donerò, e nel dì che vinceremo braccio e cor ti donerò.